Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A Cento, in via della Canapa 54. Nasce il tartufo in rosa. Per Sant'Agostino, terre del Reno, uno strumento in più per promuovere il prezioso tubero. Protagonista della serata, il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli. Terre del Reno, Sant'Agostino, 10 settembre 2019. Festa grande quindi, giovedì 12 settembre a Sant'Agostino, presso la tensio struttura della famosa sagra per la prima edizione di Tartufo in rosa. Momento di spettacoli, gastronomia, cultura e intrattenimento con personaggi di primo piano nazionale e internazionale. Protagonista della serata quindi sarà il flautista Andrea Griminelli, accompagnato da Octa Jazz Quartet, presenterà un omaggio a Ennio Morricone. L'inizio nasce per volontà del Comune di Terre del Reno e dell'Associazione Amici del Territorio della Comunità di Sant'Agostino. La serata sarà un momento per celebrare alcuni anniversari, come i 40 anni di vita della saga del Tartufo, i 111 anni della trattoria La Rosa, i 110 anni della società di calcio locale e saranno festeggiati i 30 anni di vita di Telethon. Per questa ragione la serata vedrà un momento nel quale saranno premiati personalità, esponenti del mondo del volontariato, della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport, sia locale che nazionale. Ricordiamo Alberto Vacchi, presidente di Confindustria Emilia. La serata ha comunque lo scopo di dare una svolta e ulteriore valorizzazione del prodotto principe del territorio, il tartufo, con tutte le sue qualità, i valori, le potenzialità e ciò che significa in termini di economia, di difesa dell'ambiente e di sviluppo sociale, creando così una filiera dedicata al tartufo 12 mesi all'anno. Per questo motivo, a sostenere questa svolta, dopo 40 anni di vita della sagra, il tavolo dei relatori era particolarmente nutrito, con un moderatore di particolare spessore, il giornalista Alberto Lazzarini. Troviamo quindi Alessio Malaguti, patron della trattoria La Rosa, poi Lenzi della CS Sant'Agostino Calcio, il responsabile di Telethon di Ferrara, accompagnato da Sauro Campioni, poi ancora Marco Amelio e Davide Urban di Ascom Confcommercio, Paolo Baldissarra di Amici del Territorio della Comunità di Sant'Agostino e infine il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi. E da lui partiamo per capire cosa sia il progetto della filiera del tartufo. Direi che è l'inizio per noi di un percorso che deve sfociare in una serie di manifestazioni che si devono ripetere, perché l'obiettivo nostro è quello di valorizzare il nostro territorio e le associazioni del nostro territorio, i commercianti, i ristoratori e soprattutto la sagra, perché il tartufo deve diventare, come dovrebbe essere, uno dei prodotti principe del nostro territorio, oltre al bosco, che chiaramente ne è il contenitore ideale. Ma il Bosco della Panfiglia è una risorsa enorme per il nostro territorio, anche da un punto di vista turistico.
non solo enogastronomico, perché può unire veramente l'utile al dilettevole, che vuol dire dare spazio anche alle nostre famiglie, ma a tutte le famiglie dell'Emilia Romagna e anche dell'Italia, di poter visitare un bosco che una volta era veramente bello. Poi scelte, a mio parere, completamente sbagliate da parte della Regione hanno portato il bosco ad essere una foresta. Per noi il bosco deve ritornare bosco, non più foresta. Devono cambiare le regole. Noi ci siamo resi disponibili per un finanziamento mettendo delle risorse, come dicevo prima, importanti, perché 33.000 euro non sono pochi su un bene che non è nostro, però per noi è il primo passo per convincere la Regione a fare convintamente una scelta diversa di gestione del bosco. Andiamo poi a Paolo Baldissarra. Sì, quest'anno la Sagra, per ricordare i 40 anni di attività, abbiamo pensato di organizzare il 12 settembre un evento a scopo benefico, per cui tutto ricavato sarà devoluto a Telethon, e in questa serata, il 12 di settembre, ci sarà una cena a base di tartufo preparato dal ristorante della Rosa, dallo chef Alessio Malaguti, con una selezione di vini della cantina Masselina e il tartufo di Appennino Food. In questa serata saranno premiati alcuni personaggi sia locali che regionali, che si sono distinti nell'ambito dell'arte, della cultura, della solidarietà e così via. Ed inoltre ci sarà al termine il concerto del maestro Griminelli, che è un allievo di Gazzelloni, il famoso flautista d'oro, e che è uno dei massimi suonatori di flauto al momento al mondo. Infatti, un bel onore per questo territorio avere il maestro Griminelli. Sì, è veramente un grande onore, è un artista che ha suonato con Bocelli, ha suonato al Madison Square Garden, e venire a suonare a Terre del Reno, nel comune di Sant'Agostino, questo ci riempie particolarmente di orgoglio. Ecco Presidente, però ecco, qui si parla di 40 anni di Sagras che anno dopo anno ha legato il suo nome al tartufo. Ha legato il tartufo e è legato al Bosco della Panfiglia, che è un'eccellenza, una perla di questo territorio, dove il tartufo cresce, che è uno dei migliori tartufi d'Italia, non ha niente di invidiare gli altri tartufi di Alba piuttosto quelli delle Marche, e noi da 40 anni lo raccogliamo e lo serviamo all'interno della Sagra. Molto bene Presidente, noi ringraziamo tanto e a questo punto buon lavoro, perché sicuramente del lavoro ce ne sarà tanto. Grazie, grazie. Ed infine chiudiamo con Claudio Benvenuti, responsabile provinciale di Telto, che ci spiega i risultati ottenuti dalla importante associazione in 30 anni di vita. Sì, nel 1990 Telethon nasce sulla spinta di alcune mamme veronesi che avevano figli malati di distrofia muscolare. La signora Susanna Agnelli a suo tempo accettò la sfida e fondò questo ente, come dire, senza fini di lucro, il cui scopo principale era quello di aiutare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Da quel momento lì è cominciata la nostra avventura e in 30 anni siamo riusciti a ottenere un grosso risultato, che è il brevetto del primo farmaco in Europa, approvato dall'Agenzia del Farmaco Europea, per la cura di malattie genetiche rare. Ad oggi sono circa un centinaio di bambini curati e guariti, e le malattie che sono state studiate ad oggi sono circa 6-7. È chiaro che i numeri sono ancora piccoli, però l'aiuto della ricerca ci porterà ad avere numeri sempre più grandi, perché soprattutto abbiamo aperto una porta, la quale ci darà accesso probabilmente alla cura di tante altre malattie similari a queste. Ci siamo perché io lavoro, diciamo fra virgolette, lavoro per Telethon da ormai 15 anni, e in 15 anni abbiamo raccolto in tutta la provincia di Ferrara più di 1 milione di euro, quindi abbiamo dato il nostro piccolo contributo alla ricerca scientifica. Molto bene, grazie della sua disponibilità. Grazie a voi. Insomma, dopo queste belle parole, amici, il progetto sta prendendo veramente forma e concretezza, e noi auguriamo a chi è impegnato in questo progetto buon lavoro.